Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, è finalmente arrivato giugno, finalmente estate, ma soprattutto giugno è il mese del Pride. E quindi mi sono detta, come celebrare al meglio, diciamo, questo mese se non facendo un video dove vi parlo di libri a tema LGBTQ+. Quindi oggi vi consiglio tre libri a tema per festeggiare l'amore, Love is Love. Di ogni libro ho già fatto un video, lo trovate qui sul canale, trovate il link qui sotto nel caso se volete sentirmi parlare più nello specifico del libro. Inoltre, se volete poi ordinarli, trovate comunque il link di affiliazione sempre qui sotto. Il primo è Rosso, Bianco, Sangue, Blu di Casey McQuiston. È la storia d'amore tra Alex e Henry. Il primo è il figlio della presidentessa americana degli Stati Uniti d'America, mentre il secondo è un principe d'Inghilterra. Quindi non sono, diciamo, due ragazzi comuni. Il loro amore è un po' più complicato. Complicato vedersi, è complicato comunque fare anche poi coming out con l'intero mondo, perché comunque tutti gli occhi sono puntati su di loro, sono persone comunque pubbliche, quindi il loro amore non è assolutamente facile. Che cosa c'è? Oh, ma guarda, bellino Secondo libro, I sette mariti di Evelyn Hugo. Non vi fate ingannare dal titolo, è una storia anche questa LGBTQ+. In realtà Evelyn ha una storia con una donna. Evelyn, un'attrice che fa di tutto per arrivare dove vuole arrivare, per arrivare al massimo, fra virgolette, della sua carriera nel mondo del cinema degli anni 50, 60. E in realtà non era molto semplice fare coming out a quei tempi, quindi doveva tenere la sua relazione nascosta e alla fin fine tenere questa relazione nascosta gli costa veramente tanto e diciamo che forse è il suo più grosso rimpianto alla fine della storia, proprio della sua vita. Quindi è la storia di questa Evelyn raccontata, fra virgolette, da una giornalista. Evelyn contatta una giornalista e gli dice: guarda, voglio che tu faccia un libro, e lei inizia a raccontare tutta questa storia. Ed è naturalmente non ambientata ai giorni nostri, quindi non è tanto facile anche qui, diciamo, la storia d'amore. Come mai? Non sono mai semplici questi libri. Come mai? Ultimo, ma non per importanza, un fenomeno di TikTok assoluto. Io quando sono entrata su TikTok quasi un anno fa ormai ne parlavano veramente tutti, tutti lo leggevano, la canzone d'Achille di Madeline Miller, tutti erano super presi. Io l'ho letto, diciamo anche un po' influenzata, no? Dai social. Le aspettative secondo me erano leggermente alte, ma non leggermente, tanto tanto alte, perché tutti lo osannavano. È una bellissima storia, assolutamente. La storia tra Achille e Patroclo. Non sono cugini come magari viene detto nel film Troi. Non sono, loro non erano comunque cugini. E pare che effettivamente loro fossero amanti. E Madeleine Miller ci ha fatto sopra una storia d'amore. Sappiamo tutti poi come va a finire. Però, diciamo, il loro amore è molto, molto, molto intenso. E anche qui. Never a joy, amori complicati. Purtroppo io a tema LGBTQ+, non ne ho letti tantissimi, ne ho letto se non sbaglio un altro, La casa sul mare celeste, ma non mi è piaciuto, quindi per quello non lo consiglio, non l'ho detto in questo, insomma non l'ho nominato in questo video prima, anche quella insomma è una storia per la fin fine tra due uomini, però a me sinceramente non mi è piaciuto proprio come il libro, come è stato scritto, un fantasy. E in realtà io non ne ho letti poi tantissimi altri perché diciamo questi libri sono usciti fuori un po' ora. Io ho quasi 30 anni e Quest'anno faccio 30 anni. quando ho iniziato a leggere ormai quasi 20 anni fa, purtroppo non c'erano libri con storie d'amore tra uomini e tra donne, insomma, o anche quant'altro, queer, e quindi recupererò.
E niente ragazzi, fatemi sapere se li avete letti, cosa ne pensate. Io come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale. E qui sotto trovate il link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!